Occorre ottenere un risparmio delle spese pubbliche del 50%. Con queste parole il sindaco di Vallefoglio Occhielli chiude la riunione della giunta comunale della scorsa settimana, convocata per fronteggiare la crisi energetica che sta colpendo anche il suo territorio. Avevamo già avuto un risparmio con la sostituzione di tutte le vecchie lampade a LED. Già il 90% già fatto questa operazione e l'altro 10% in corso di armonizzazione delle lampade, un po' erano gialle, un po' erano bianche, di tutto il territorio perché erano due comuni e con un risparmio di circa il 20%. Adesso si tratta di vedere se spegnere un palo sì, un palo no, se tecnicamente bisogna vedere con la Consip, attraverso la quale noi abbiamo affidato la gestione, e com'è possibile tecnicamente per come obiettivo risparmiare al 50%. Il 50% vuol dire, ecco, contenere la spesa e non andare in disavanzo, perché questo è il punto. Perché supponiamo che lo Stato non metta i soldi, noi dovremo comunque far fronte per avere i conti in ordine. Per evitare di togliere i servizi ai cittadini o aumentare le tariffe, perché lo Stato dice, vabbè, dovete fare il pareggio, se non riuscite a fare il pareggio aumentate le tariffe. Di questi tempi sarebbe una botta mortale ai cittadini e alle imprese. L'aumento scriteriato delle bollette di luce e gas non guarda in faccia a nessuno e il sindaco Occhielli sostiene l'importanza di una serie di interventi che il nuovo governo, regione, province e comuni dovranno apprestarsi a fare per evitare ulteriori peggioramenti. È assurdo, incomprensibile come i potenti oligarchi della terra abbiano fatto prima scomparire tutte le materie prime e poi aumentarle 30-40%, mettendo in difficoltà le famiglie, in maniera anche drammatica in molti casi, le imprese, con rischio anche di licenziamento. E le pubbliche amministrazioni, perché il 30, 40%, 20% in più di spesa di cose non preventivate nel bilancio, dove prendiamo i soldi? È una bella, un bel interrogativo. Quindi è una situazione insostenibile. In più, in un'epoca in cui c'è stata e c'è una grande attenzione dell'Europa sull'Italia, tutti i fondi del PNRR e rischiano di rimanere sulla carta, perché noi abbiamo chiesto 5 milioni sulla rigenerazione urbana, 2 milioni e mezzo per portare il Pala Dionigi a 8 metri, a 1500 posti per far giocare la Serie A femminile al Pala Dionigi a Montecchio di Vallefoglia e 900 mila euro per le mura castellane. Se dovessero, come speriamo, ci auguriamo, essere finanziate queste opere, per appaltarle ci vuole il 30% in più, cioè vuol dire che ci vuole altri 600 mila euro e se non li mette lo Stato vuol dire che non si appaltano le opere pubbliche. Spero che il nuovo governo che si insedierà a giorni trovi le risorse, così come è avvenuto per il Covid con il governo Draghi, per ristorare i cittadini e le imprese e gli enti locali, comuni e province, anche da parte della regione, per far sì che si possa ovviare a queste difficoltà, se no veramente saremmo in una paralisi.